Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV e bentornati in un nuovo video dedicato alle Energy Drink. Oggi torniamo a spaccare con una bevanda che desideravo un sacco, finalmente l'ho trovata, finalmente tra le mie mani la Monster Eclipse. Guardate che bella, completa il set di Monster Max in modo tale che adesso così le abbiamo tutte. Certo, mi manca ancora la Solaris, ma state tranquilli che anche quella è in viaggio. Ragazzi, ed eccola qui la nostra lattina di Monster Eclipse. Non potevo non mettere sul fondo le altre Max, la Mangomatic, la Super Dry Standard e la Rad Red, ma questa qui secondo me è la migliore. Perché? Perché è bellissima. A parte che viola, del mio colore preferito, quindi mi piace un sacco, ha questo alone un po' simile a quello delle altre Max, solo che appunto è viola. Mi piace un sacco, guardate che colori. Bellissimo anche il logo nero, classico. Poi abbiamo scritto Eclipse in alto. La nostra Max, veramente veramente bella. Ovviamente da 355 ml, Unleash the Nitro Best, quindi ci sta. Con i loghi dei social, molto molto carina. Ed eccola qui, in tutto il suo splendore, la nostra Monster Eclipse. Guardate che bella. È un grandissimo pezzo da avere nella collezione, anche perché si tratta di una discontinued, quindi è fuori produzione da un bel pezzo. E sono curioso di provarla. Ok ragazzi, è giunto il momento di aprire questa Eclipse, questa meraviglia. Ok, quindi allora, il colore non rende tantissimo di primo acchito perché non c'è molta luce, però è viola. Sembra aver perso la sua frizzantezza, o comunque la percepisco pochissimo, in quanto comunque si tratta di una lattina abbastanza vecchia, quindi è un po' normale che abbia perso le sue caratteristiche. Poi non è come le Java, viene conservata in modo prettamente diverso, quindi sostanzialmente va un po' a perdere, come in generale tutte le bevande gassate. Passate alcuni anni dalla scadenza, dopodiché il loro sapore andrà a perdere. Direi di assaggiarla. Mamma mia ragazzi, mi sembra brutto dirlo, però non ha un odore appetibile, anzi. Vabbè, quando è scaduta non c'è scritto, quindi boh. Sta di fatto che ha un sapore molto strano, sa di uva ma tipo andata male, non è frizzante, cosa strana perché ste bevande dovrebbero essere frizzanti, invece è acida. Percepisco proprio che è acida, quindi abbiamo capito di fatto che l'uva in sé per sé col tempo va male. Non so se è normale tutto ciò, se boh, non lo so, però boh, mi rifiuto di berla ragazzi, è la prima volta che veramente mi rifiuto di bere una lattina. Certo, fermo restando che il design è spaziale, quindi resta comunque un ottimo pezzo da avere nella collezione. Però non riesco proprio a mandarla giù. Di fatto non è che io vada matto per il sapore d'uva, però è il proprio sentirlo acido, sentirlo denso, proprio un sapore denso. Sarà, ripeto, che è vecchiotta sta lattina, quindi probabilmente sarà scaduta, sarà mal conservata, però davvero, cioè non la bevo perché non mi piace. Probabilmente se fosse stata buona, o comunque se non fosse scaduta, ma l'avrei acquistata quando magari era uscita, avrebbe avuto un sapore più dolce, più accentuato. Invece cos'è, proprio acida, cioè non è frizzante, proprio acida. Acida un po' come l'Expired che abbiamo provato. Non la bevo tutta anche perché non vorrei star male, quindi evitiamo. Che dire però riguardo alla lattina in sé?
togliendo via il giudizio perché è scaduta, a livello di design mi piace, quindi è un ottimo pezzo da avere nella collezione. Vi consiglio di provarla o comunque di reperire questa lattina se anche voi le collezionate, perché è un pezzo molto raro, il suo valore salirà perché è una delle più rare per quanto riguarda le Max, quindi se riuscite a procurarvela mi raccomando non esitate. Io concludo qui questo video ragazzi, spero vi sia piaciuto, mi raccomando come sempre un like, un commento, perché nessuno vi va a recensire queste lattine qui scadute, non scadute, vecchie, nuove, cioè nessuno lo fa. Noi ci becchiamo alla prossima da Duccio TV, ciao!